vedete il video che ha pubblicato mia madre che mi sta facendo diventare virale? No! Vabbè, ve lo faccio vedere. Crazy, ma questo chi è? Nessuno. Come il nostro bambino ed è pure biondo come me. No! Ecco, praticamente tutti vi state chiedendo: Crazy, ma è vero? Crazy, hai avuto un figlio? Beh, per spiegarvi questa situazione dobbiamo andare a un po' di tempo fa. Buongiorno, oggi mi sono svegliato con un dubbio. Sono circa le 9 del mattino e non so quale lecca-lecca scegliere. C'è quella alla mela, alla Coca-Cola, alla fragola. Vabbè, vado sempre su quella alla Coca-Cola. Sì, la scelta della lecca-lecca alla Coca-Cola non è mai uno sbaglio. È veramente buona. Che cavolo è che sta facendo? Basta! Ah, wanna be! Because you're Giada! Si può sapere che cavolo stai facendo? Crazy, che vuoi? Stavo cantando tranquillamente! Oh sì, stavi cantando tranquillamente, come fanno tutte le persone del mondo, vero? Sì, appunto. Va bene. Anziché perdere tempo, avevo qualcosa da proporti quest'oggi, dato che non hai niente da fare a quello che vedo. Non è vero, io mi stavo allenando. Sì. Le mie corde vocali. Lo vuoi un consiglio dal tuo umilissimo fidanzato? Il canto non è la tua strada. Sì, tu sei una brava poliziotta, una brava... Però non cantare, ecco. Oggi comunque avevo pensato: o facciamo una partita a pallone, o facciamo una partita a palla... Mi è arrivata una notifica, secondo te che cos'è? Non lo so, forse... Aspetta un attimo! È mia mamma! Sì, un secondo... Crazy, allora questa sera sono a cena da te. Grazie per l'invito. Che cavolo mi... Ma quale invito? L'hai invitata a cena? Io no! E io no, neanche! Di quale invito sto parlando allora? No, non se ne parla proprio! Crazy, io tua madre qui stasera non la voglio, perché inizia a dire perché non la vive Sigi e perché non li fai profumati e perché non sistemi la casa. Io non ce la faccio con tua mamma, io non voglio che venga. Sì, io ti do completamente ragione, anche perché poi comincio a dire: le mutande sono sporche, hai una macchia sul vestito, e fai puzza. No, troviamo subito qualcosa per non farla venire questa sera. La soluzione la trovi tu, e anche tu. La soluzione la devo trovare solo io. Sempre solo io la devo trovare la soluzione. Ok, la trovo. Ragazzi, dove siete? Vi ho portato un po' di prodotti per pulire la casa. Ragazzi. Ma che strano. Questa casa è tutta sporca! Ma che hai, figlio mio, che c'hai? Mamma, perché sei qua? Mi avete invitato a cena! In realtà nessuno ti ha invitato, però a chi ci sei? Ecco, dovevo rivelarti una cosa. Cosa? Dimmi tutto, sono qua pronta. Ecco, come dire, non so se ho il coraggio di dirtelo. Dimmelo! Ecco, come dire, possiamo dire che è successo qualcosa tra me e Giada. Ho capito. Sì, cosa? Avete litigato. No, ma magari, non abbiamo litigato, è qualcosa di molto più grave, molto più grave. Aspetta, ho capito. Sì, molto più grave. Non vuoi andare più a scuola, e io... No, mamma, magari! È un qualcosa ancora di molto più grave con più... Molto, sì! Crazy! Sì! Non mi fare preoccupare! No. Dimmi subito tutto! Ecco, diciamo che praticamente una sera, a un certo punto... Crazy! Ho sentito un rumore, che sta... La mia tosse, mamma, ogni tanto la tosse parte. No, c'è qualcuno là dentro. No, mamma, ma di cosa stai parlando? Non mi prendere in giro. Ecco, mamma,
come ti devo dire? In realtà io e Giada ti stiamo nascondendo una cosa. Gracie! Sì? Cosa, Gracie? Ecco, Giada, puoi venire? Gracie, dimmi cosa mi deve mostrare Giada, subito, subito. Salve, mamma Meg. Ma questo è un bambino! Sì, è il nostro bambino! Cosa? Gracie! Subito qua! Mamma, non so se te ne sei accorta, sono dietro di te! Gracie! Dimmi che questo bambino non è tuo! Ecco mamma, come dire, la verità è che... insomma, sono successe cose e quindi sì, sono diventato papà! Mamma, un attimo! Aspetta un secondo, non è... Mamma, ti prego, un attimo, rifaccio... Possiamo parlare, mamma? Un secondo, ok? No! Un attimo, no, mi fidati che è una bella cosa! Diventerai nonna e potrai giocare con questo bambolotto! No! Come no? Sì e no, veramente! Vabbè, è più sì o no? Non lo so, siete troppo piccoli siete, non è possibile. Ma è un bambino vero! Sì, ha preso anche i capelli biondi da me. Piedine, è vero, amore! No, non ci posso credere! Mi sento male! Giada, non so se te ne sei accorta che tu continui a giocare con Gabriel. Mia mamma è svenuta. Continua ad avere gli occhi aperti e la bocca aperta. Io non riesco a capire. Comunque questo bambino è troppo bello e carino. Gabriel, bello, il nostro bambino Gabrielino, ma quanto sei bello! Mi sa che mia mamma si è risvegliata di nuovo. Questo bambino è bellissimo, amore! Quanto sei bello! Amore di nonna! Quanto è bello! Mamma, scusa, ma quindi non sei arrabbiata con me, vero? Sì che sono arrabbiata con te! Tu lo sai cosa devi fare! Devi studiare! Devo studiare! Devo prendere buoni voti a scuola! E quelle miriade di cose che ogni giorno mi dici! Quello che non fai! Diciamo un po', cioè, nel senso. E allora ti piace mio figlio? Ecco, adesso se mi piace, mi piace! Me lo puoi dare un attimo, mamma! Per favore, me lo puoi dare un attimo! Mamma! Grazie. Sì. Visto che piange, vedi? Che con la nonna non piange. No, l'hai fatto piangere, mamma. Anche perché devo fare abitudine. Devo saper tenere un bambino, ecco, vero? Amore. Guarda. Ho visto che vuole la nonna. No. E piange, mamma, piange. Aspetta, mettiamola al contrario, che forse non piange. No, amore, non ti metto al contrario. No, amore mio. Vedi, mamma, lo hai fatto piangere. Tienitelo tu, guarda. Sì, credo che lo tengo io. Perché tu non lo sai come si cresce un bambino. Ci ha creduto malissimo. Comunque, guarda, continuo a credere che è suo nipote. Ma ragazzi, ma può essere mai? Ma no, è impossibile che io e Giada abbiamo mamma mia questa età, no? È impossibile, siamo troppo piccoli. Vabbè, ma ora una domanda. Chi glielo dice che non è suo nipote veramente, ma è un bambino non nostro? Non fa niente, credi? Facciamole credere che è il nostro bambino. Sì, effettivamente un po' se lo merita. Chissà quando lo scoprirà, però. E secondo voi, amici che ci guardate da casa, dovremmo dirglielo oppure no? Per il resto, mia mamma si godrà qualche giorno con il suo finto nipote. Amore, sei proprio il mio nipotino preferito. Quanto sei bello, amore. Ma chissà come si chiama. Boh.